Il giorno 29 e 30 settembre avremo queste due giornate di studio sulla figura di Arturo Toscanini. Giornate di studio che sono state realizzate con la collaborazione di due conservatori, il Conservatorio di Milano e il Conservatorio di Parma. Esattamente il 29 saremo tutti a Parma e il giorno 30 saremo tutti a Milano. È importante, voglio sottolineare questa collaborazione perché i conservatori del futuro dovranno sempre più lavorare insieme e il lavoro è anche con istituzioni del territorio, quindi ad esempio a Parma con la Casa della Musica, ma a Milano con l'Archivio di Stato. Quindi vorrei invitare i nostri studenti, il nostro pubblico a venire in queste due giornate perché si scopriranno documenti inediti, verranno presentati documenti studiati ed elaborati dai musicologi negli ultimi anni e ci sarà anche una rivisitazione di alcuni aspetti della figura di Arturo Toscanini. Ricordo anche che nella missione del conservatorio c'è il portare, il restituire al pubblico e alla città quello che è conservato. Restituzione che avviene anche tramite le mostre, in questo caso, ma anche grazie alla nostra grandissima biblioteca, alla nostra collezione di strumenti storici e anche a tutto quello che viene creato e studiato intorno ai nostri documenti. L'attività riguardante la celebrazione toscaniniana si divide tra Parma e Milano. Le due attività sono in qualche maniera pensate come complementari in maniera tale da coprire una larga parte dell'attività di Toscanini. Abbiamo cercato di mantenere una certa originalità in tutto questo, perché Toscanini è una figura immensa e difficile da definire in poco tempo. La giornata parmigiana del convegno sarà incentrata sullo studio Toscanini, donato dalle figlie al Conservatorio di Parma, e sull'archivio storico che contiene documenti relativi agli anni di formazione di Toscanini, perché Toscanini fra il 1876 e l'85 è stato allievo della Regia Scuola di Musica come convittore. E le sessioni quindi riguarderanno la formazione e lo studio Toscanini, di cui si studierà la biblioteca, quindi gli interessi culturali più ampi di Toscanini, e la collezione d'arte, quindi sculture e dipinti. Per quanto riguarda Milano, ci siamo concentrati intanto sui documenti che sono presenti qua in biblioteca e su un'attività molto particolare che era quella dei concerti del 1918. Toscanini ha tenuto una serie di concerti nella nostra sala del conservatorio. Il convegno vero e proprio, che si svolge alla Casa della Musica, sarà preceduto da una piccola esposizione realizzata nel museo del conservatorio, dove sono conservati lo studio Boito e lo studio Toscanini. Nella mostra che si terrà all'Archivio di Stato abbiamo cercato di illustrare questa figura così complessa. Da una parte la mostra dell'Archivio di Stato sarà divisa in tre sezioni, una sull'attività di Toscanini sulle partiture, cioè sul lavoro che ha fatto di studio, di analisi, di riorchestrazione di alcune partiture. Poi il Toscanini, figura mediatica, forse il primo direttore d'orchestra come lo intendiamo noi oggi. E poi l'aspetto, la sua figura politica in qualche maniera, di impegno civile, che ne ha fatto un unicum forse tra i grandi direttori d'orchestra. La sera invece si svolgerà un concerto con le liriche di Toscanini. Queste composizioni sono accostate a liriche di autori dell'epoca per mostrare l'affinità o le differenze fra il giovane Toscanini compositore e la musica della sua epoca. Il concerto verrà replicato la sera seguente all'Archivio di Stato di Milano.